Successo per il Genoa di Cervasio nella prima giornata delle Final Eight, giovanissimi nazionali under 15. I rosso-blu battono infatti il Palermo a San Vittore per 1-0 grazie al gol realizzato da Salcedo al minuto numero 7 della prima frazione di gioco. Genoa che gioca un buon calcio soprattutto nel primo tempo, rischiando più volte il raddoppio, provandolo invece nella ripresa quando a sbagliare il calcio di rigore sarà il numero 6 Iracchi. Palermo che invece non demorde e alla fine rischia di trovare un buon pareggio con la conclusione di Castiglione. Prima conclusione a rete è del numero 10 Rimoli, che però manca la conclusione, mettendo il pallone fuori. Poi arriva il vantaggio con Salcedo, bravo a ribattere in rete, un batti e ribatti in aria. Per il numero 9 rosso-blu è il primo gol nelle Final Eight ed è il vantaggio da parte del Genoa di Cervasio, che così si porta in vantaggio. La reazione del Palermo è tutta in due conclusioni, la prima da parte di Fratello, la seconda del numero 10 Curretti, che mette però il pallone oltre il portiere rosso-blu russo. Genoa che va vicino al raddoppio al termine della prima frazione di gioco, quando al 25esimo è russo a togliere le castagne dal fuoco da parte del Palermo, con il portiere Giappone a mettere il pallone fuori a gol, praticamente a porta, praticamente battuta. Poi altra occasione da parte del Genoa sul finale della prima frazione di gioco, questa volta ancora di testa con il pallone che però termina oltre e Salcedo mette il pallone fuori oltre la traversa. Palermo che invece si rende pericolosa ad inizio ripresa e sarà la conclusione da parte del numero 11 De Stefano con una doppia occasione e la parata da parte di Russo in due tempi. Palermo ancora pericoloso al nono sul calcio di punizione e sarà la conclusione proprio del numero 6, 40, a mettere il pallone però oltre la traversa. Poi arriva l'episodio del calcio di rigore, bravo Rimoli a girarsi proprio sul 40 che lo stende e per il direttore di gara che indica il dischetto, cartellino rosso per il numero 6 del Palermo e Rosaniello che termina una partita gara in 10 contro 1 e battere il rigore sarà il numero 6 Raggio che però manda il pallone fuori e così il risultato ancora su 1-0. Genoa che perde la prima frazione di gioco anche Pelletti infortunato, mentre una buona conclusione per Castiglione del Palermo alla minuto numero 25. Palermo che non demorde ma che rischia chiaramente ovviamente il raddoppio e Salcedo infatti a lanciare a rete al minuto numero 29, ancora Rimo che è tu per tu con Giappone, mette però il pallone in diagonale fuori. Poi Inus praticamente non ha più emozioni con il Genoa che conquista così questi primi tre punti delle Final Eight, giovanissimi nazionali.